Chiusa nel settembre 2019 a seguito delle verifiche statiche e sismiche effettuate dal Comune di Pistoia, la scuola dell'infanzia Il Melograno apre nuovamente le porte ai bambini in una struttura migliorata sismicamente e riqualificata. Sindaco, l'anno scolastico comincia bene per Pistoia nonostante tutto, perché ci sono delle inaugurazioni di scuole come questa dove siamo ora, che ha avuto un importante intervento per l'antisismica. Sì, siamo contenti, consegniamo una scuola finalmente sicura da un punto di vista sismico e statico, ma anche dal punto di vista dell'antincendio. Continua con forza il nostro lavoro nelle scuole per renderle sicure, per far vedere ai genitori e alle famiglie che portano i ragazzi in luoghi sicuri e anche per chi naturalmente ci lavora. È un'inaugurazione, ne seguiranno altre perché erano lavori comunque programmati al di là del Covid, di rifacimento di bagni, di aule, verifiche sismiche, statiche, tante opere e tanti lavori. A maggior ragione oggi servono per quello che stiamo vivendo e per garantire a tutti il 14 di rientrare a scuola. Dietro queste riaperture, come dietro la riapertura di tutte le scuole sia comunali che statali di Pistoia, c'è stato un grande lavoro, gli uffici non si sono fermati mai, l'edilizia scolastica non si è mai fermata. E oggi sono particolarmente felice perché al di là delle mascherine, del gel, al di là della misurazione della temperatura per entrare, però oggi finalmente possiamo stare qui e salutarci e rincontrarci in presenza, quindi questo per noi è davvero importante. I lavori di riqualificazione e miglioramento sismico sono stati cofinanziati da Comune di Pistoia e Fondazione Caripit, un'opera che si aggiunge ad altri cantieri aperti in estate con oltre 2 milioni di euro investiti. Studiare in spazi più ampi, ammodernati, statisticamente ristrutturati, significa anche accrescere la capacità degli studenti di seguire le lezioni e quindi di migliorare il loro rendimento scolastico. E per un ente come il nostro, che ha come finalità la valorizzazione del capitale sociale della comunità, sono senz'altro interventi da sostenere.